arrivando, sto arrivando, sto arrivando! Dov'è il treno? Wow! Slancio! E vabbè, però se non t'attacchi, cazzo! L'avevo spinto, l'avevo spinto! Slancio! Benissimo! Dammi quelle munizioni! Oh mamma mia, qui che c'è! 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 Mettiamo gli orsacchiotti! Preso! Cazzo, c'erano le munizioni! No, avevo saltato, cazzarola! Non la prendo, dai, corri! Dai, che buono! Cazzo! No, andiamo a farlo. E slanciati! Accidenta a te! Dai, che buono! Dai, che buono! No, non è buono. Guarda quanti l'ha messi! Che fa saltà! Mamma mia! Mamma mia! Bam! Datemi tutto, munizioni, cose. Oddio, dove vado adesso? No, dovevo saltare lì, cazzo, ho capito. Oh my god, qui dovevo saltare. Accidenti, io. Dai. Dai. Lancio. Cacchio! Mi dimentico sempre di spingere la X, perché se non spingi la X non ti grinda sul binario. E sono cazzi. Lo so, però non riesco a. Non riesco a far esplodere quella turbina, quindi. Ci proveremo. Ci riproveremo senza problemi. Da dove? Ah, da qui! Cazzo! Devo colpire quei propulsori. Così rallenterò il treno. Sì. Ah, una poi prima gli era saltata, quindi. Dai! Mamma mia, siamo lenti. Ehi! Ehi! Questo mondo! Porco mondo! Ma forse devo cambiare arma? Sì, forse sì. Oddio, le mine! Ah, ok. L'arma è questa qui, quella più corretta, quella più congeniale per. Guarda sto stronzo dov'era adesso, eccolo. Bene, bene. Dammi le munizie. Mamma mia, ci stavo per ricadere, Ci stavo per ricadere. Mamma mia. Bam. Allora, quanto ci vuole? Quanto cazzo ci vuole? No. E piglialo. Cazzo. Ok, l'abbiamo fermato. L'abbiamo fatto saltare tutte le furbine. Le furbine. Grande for. C'è del tenero, già con Forchino. Interrogazione a calci in culo. Brilcrim è in un camion dei rifiuti, ma non si sa dove. Un camion dei rifiuti, Il sistema di smaltimento è automatizzato. Tutti i camion sono dotati di GPS. Se torni alla nostra base, forse riesco a pensare a un modo per. Forse riesco a pensare a un modo per. Sì, d'accordo. Dato velocissimo. Ehi,
comunichiamo con Sam se né io né te usiamo il telefono? Con la tecnologia. Guardate le migliaia di spille non che ha lei su... le migliaia, le decine di spille che ha sul gilet. Quelli sono tutti meriti, no? Magicamente quando tu avrai il controllo. Mi sta bene. Non è affatto strano. Ok. Non fare arrabbiare For Kim. Inoltre il sergente Brilcrim è in un camion della spazzatura da qualche parte della città. Quindi andiamo a cercare sto sergente che ci ha fatto fare non pochi giri, eh. Per aprire bottega, più metri quadri, feng shui migliore. Appena raccogli la carta igienica, mannaggia, mannaggia. Se vogliamo cucinare, recupera. Io a questo punto dovrei andare tipo da Floyd. Proviamo a fare gli smart, ragazzi. Quindi, mappa. Se andassi da Tuet, comprassi le mappe per la carta igienica, probabilmente, anche perché la cosa che non che bisogna aprire la leggenda per capire che cos'è, invece se ci passi sopra e te lo scrivesse non sarebbe male. Comunque qui ce ne sono, le carte igieniche, eccole qua, una, due, quindi impostiamo un punto qua, così, 350 metri, benissimo, dai, andiamo a grindare, dai. Prendiamo sti tre rotoli mancanti. Siamo a 2 di 5. Cambiamo arma nel frattempo. Perché mi dava fastidio l'insegna. Cioè l'alert che mi diceva che ha pochi colpi. Ehi, lancio. Ecco qua. 90 metri. Dove sarà sta carta igienica? Dove sarà? 20 metri. Dov'è la carta igienica? Dov'è? Voi vedete della carta igienica? Quella è? Ma dai. Quella è la carta igienica, eh? Benissimo. Presa! Ok, prendiamone un'altra. Apriamo la mappa. Scusate, ma lo devo fare perché sennò non posso andare avanti nella storia. Credo. Quindi... vamos a chi? Guardate i soldi che ci stanno qua. Bam! Bam! Good. Bam! Hey. C'era anche un medikit che però adesso non serve perché siamo fullati, quindi... hey. Levati! Bolloso! Sì! Give me the card! The card igienic! Dov'è la carta igienica? Dove? 20 metri là, eh? Vediamo se la trovo, eh? Ehi! Ma dove? Un po' un casino vederla qui, perché... con tutta sta... basta! Ma non te vergogni, sta sempre a tirare sta roba! Guarda che cazzo! Brucia! Brucia! Dove sta sta carta igienica? Ah, la sono fatte delle scarpe, tra l'altro, no? Cercando altre cose abbiamo trovato... te devi aggrappare. Abbiamo preso le scarpine, perfetto. Dove cazzo sta sta carta igienica? Non è semplice, eh? Facciamo un giro oculato, io non riesco a vederle perché... giustamente qui c'è un casino di... questi cosi che non pigliano fuoco adesso, tra l'altro. Bam. Ok. Zombie sniper. Zombie sniper. Dov'è la carta? Where is the carta? Io non la vedo. Dove? Dove? Stai attento, non mi venire così alle spalle. Carta igienica, di qua. Cioè, sicuramente ce l'avrò addosso e manco mi rendo conto. Vediamo, eh. Medikit, cade proprio a fagiolino. Dove? Eccola, lassù.
Cioè io sono stato un'ora qui sotto. Presa. Good. Andiamo dalla next carta da culo. Quella più vicina sembrerebbe essere questa. Che sta dove? Là? Sì. No? Ok. Mamma mia, i soldi. Quanti soldi? Soldi, soldi, soldi. Dude, dove sei? Dove? Eccola! No? No, lì, ecco, vedi, questa è una cosa che... Questa è una cosa che... Dovrei fare, ta... Ecco, però mi salta sopra, quindi quanto è il cacchio. E... Presa, ok. Benissimo, l'abbiamo presa. Incontra Floyd alla nuova base. Benissimo. Here we go. Via, più veloce della luce. Via. 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 Come on. Tra l'altro guarda un po' chi c'è. Un bel medichittoso. Ma non mi serve sinceramente adesso. Tanto se torno alla base... Guarda, desonnata a cascata. Se torno alla base mi si dovrebbe fulla da solo il nostro Leopoldo Mattellone. Trampolino della piscina. Cammino sulle piscine. Chi di noi non ha mai sognato di camminare sulla piscina del proprio amico, no? E queste sono buone cose. Piacciono. Queste anche. Wow. Bella, bella storia, eh. Dovrei avere un sacco di soldoni, eh. Oh. 17 telecamere. Mazza. Bottino ricco, eh. Poi munizie. È piena di roba, sta zona. La Little Tokyo. Ehi. Vale, ho sbagliato. Devo saltare da qua, che è più... Che più vicino, no, uguale praticamente. Che c'è laggiù? C'è lui, guardalo. Frizzerotti, dottor Frizzerotti. Eh? Quanto sei cane. Niente, oh, niente, dai, non posso passare da qui. È inutile. Tra l'altro quando muore mette anche un'ondata di gelo. Molto pericolosa, ragazzi, capite? Molto. Tra l'altro quando ho detto molto, se mettete il video in... siamo arrivati. Il video a rallentatore, vedete, mi è partito uno sputaccio non indifferente, che non è mai male, sputare nei gameplay. Quindi... Allora, aspetta, prima di parlare con Floyd voglio vedere se posso comprare un'altra arma di quelle fighe. Allora, intanto me fullo di munizioni. Tanto 40 lattine, ci sta. Non so quelle che mi fanno la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Quindi, la candela romana. Mina di prossimità, no, torretta elica. Dovrebbe essere molto potente questa torretta elica, non ho capito, cioè una pistola con sto bocchettone enorme. Proviamo la candela romana. Vai. Comprata. E ho sbloccato, tra l'altro, non badare a spese. Sì, dai, cioè è inutile che la teniamo così. Dov'è la candela romana? Non la vedo. Perché non la vedo? Perché non c'è? Questa è. Vediamola un po'. Eccola, questa è la candela romana. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Proviamo un colpo? Lo proviamo? Bah. Tutto qui. 15.000 lattine. Ma stiamo scherzando. Compra i potenziatori, va. Non mi stupisce affatto che siano sopravvissuti. Sono sempre pronti. Non posso comprare niente, giustamente, perché mi mancano. Mi mancano un po' di cose. Vabbè. Parliamo, dai, andiamo avanti con questa missione.